siamo tornati ad Angoli, ancora una buona serata, ancora grazie per essere in mia compagnia. Per chi non lo fosse stato dall'inizio del nostro appuntamento, vi ricordo come potete restare in contatto con la nostra redazione. C'è il nostro indirizzo di posta che è angoli@espansionetv.it. Questa seconda parte decisamente divertente, vi presento subito i nostri ospiti. Ringrazio Giuliano Capuano intanto per essere tornato. Buonasera, perché da un bel grazie. Po' che non sì, sei infatti, qui infatti. E quindi insomma grazie. Grazie a voi. Attore, questa sera parliamo insomma di qualche cosa di davvero divertente che ci sarà nel weekend. Esatto. Non sei solo, insieme a te do il benvenuto anche a Fabrizio Skates. Ciao grazie, Fabrizio, ciao, grazie per serata. Essere qui. Insomma, due attori che nel weekend proporranno questa commedia che si intitola La famiglia moderna. Ma io voglio sapere com'è sta famiglia moderna. È una famiglia moderna, modernissima. Cosa vuol dire? Molto moderna. Molto moderna, in che senso? Rispecchia, quanto moderna? Rispecchia la situazione attuale di alcune famiglie. Cioè è una famiglia dove... Perché mi guardate uomo, così un uomo. Perplessi? No, perché come il problema... Dire? Il problema è che lui sorge, chi sorge, lo deve dire? No, no, lui è, no, no, non è che siamo proprio amici. Amici, ah, amici, no? Amici. No, il fatto è che lui, perché dopo lui io, è scappato, no, io tu sono, sei scappato, io non sono scappato. Hai lasciato la moglie. No. E quindi la moglie è poverina. Oh, ecco, vedi com'è, sola, parla sempre lui. E io mi sono dovuto salutare. Non è vero, io ho preso una piccola vacanza qui 4-5 anni, no? Così. Avevi bisogno di riposarti. Ah, sicuro, ho trovato ma non una era da solo, non no, era da solo. Una rumena di quella con i fiocchi. Con una ragazza molto più giovane di lui, sì, che sì. Poteva essere anche sua figlia, beh, forse però, sua nipote. Tutte le sere mi regalavo delle pastigliette che ti facevano dormire. Allora, hai dormito volta. Molto in questi l'ultima, 4-5 no, anni. Sì. Oh, mica credo. L'ultima volta mi ha cambiato le pastiglie, mi ha dato due pastigliette, mi ha detto queste sono nuove che fanno bene. Ho dormito due giorni. Te. E infatti sei molto riposato. E lei è partita con tutti i miei soldi, hai capito? Ecco, e infatti sei tornato. E poi ho pensato bene di ritornarsene a casa. Perché ti abbiamo qui e quindi le cose sono andate un sono po' sono tornato a casa, ho trovato lui al mio posto con mia moglie, te capiano? Com'è fedele mia moglie? È andata con lui, ecco. Beh, anche lei aveva bisogno di un po' di riposo, insomma, di riprendersi da questo, no, questo riposo momento. Mi sembra di no, perché diggerti di notte che io pensavo... non si dorme, si fa ginnastica. Si fa ginnastica, insomma, quindi una situazione un po' così, un po' rocambolesca, sì, dove sì, ognuno sì. Abbiamo ha fatto quello che pochino, poteva. Certo. Ma di fatto questa commedia, La famiglia moderna, nasce appunto da queste situazioni dove un uomo che abbandona la propria famiglia scappa con una ragazza molto più non giovane scappa. Di lui. Sei scappato, tu hai lasciato il tuo tetto coniugale, sei scappato, okay. Quindi è andato in vacanza, diciamo mettiamola così. Te ne sei andato in vacanza, bravo, ecco. Bravo. È andato in vacanza con questa giovane fanciulla, ha lasciato la propria moglie, il figlio, e quando figlia. Ritorna, perché ha finito i soldini che si era portato no, via. No, me li ha portati via lei. Ah, te, quello che è rimasto. No, mi ha perdito, mica per fantasma, mi ha rubato. Ma come sei tornato via? A casa a piedi, perché non avevi no, più soldi? No, quello del ristorante mi ha pagato, quello dell'albergo mi ha pagato il biglietto per tornare a casa. Così potevo fare il bonifico perché ero rimasto indietro due mesi di albergo. Da insomma, oltretutto. Quindi ritorna a casa, trova il nuovo compagno di sua moglie. Che lui, sei tu. Che sono io, esatto, che mi sono accasato. Pensa perché... che gusti che potevo avere mia moglie, a cataforro del genere. No? Beh, insomma, dopo un'esperienza un uomo, così un con uomo, te, cosa poteva fare? Cosa pensi di avere più di me? Cosa pensi di avere più io molto, io so come gestire una situazione, no, cosa sì. Dare una donna, sì. Di quello che ha bisogno una donna. Sì, sì. Beh, ma ora io. Anche Fabrizio, insomma, la sa sì, ma non mi guarda dopo più, questa te capirò. Vacanza, non sei mi guarda, più preparato. Non lo considera più, non mi guarda no. Più. No, ma ci sarà speranza secondo te? Puoi ma secondo mio figlio no. No, no, secondo non ha più speranza. Quindi, insomma, è una situazione anche drammatica a questo punto. Torna a casa, trova il compagno, il figlio che è un po' un lazzarone, un po' un bamboccione, un ragazzo che si dedica saltuariamente agli studi. E arriverà anche la fidanzata di questo ragazzo, sì. Una bellissima, avvenente ragazza. Non sarà mica la tua amica. No, no. Diciamo che poi diventa mia amica. Anche mia, lei, anche te, insomma, quindi un intreccio di amicizie. Un intreccio un po' alla Beautiful, ecco, per allora. Restare in ambito televisivo. Quindi c'è questa coppia, ci sarà suo cagnato, nonché il fratello della sua ex moglie, ossia della mia compagna, che arriverà a vivere anche lui in questa casa, in quanto ha dovuto abbandonare la propria abitazione perché si è separato, una separazione lampo con
con sua moglie e arriverà in questa casa con la compagna, la sua nuova compagna. E quindi, questo insomma, è un piccolo colpo di scena perché non lo raccontiamo questo po', non la diciamo, no. Beh, ce lo possiamo un po' immaginare, devo dire. Non era rumena. Non era straniera, è italiana. Siciliana. No. E quindi c'è anche questa situazione. Poi si aggiunge praticamente una delle mie tante figlie che riesce a casarsi. Che hai avuto nei vari accasamenti, esatto. Quindi mi raggiunge, riesce molto furbescamente ad introdursi in casa perché diventa amica della mia compagna e quindi arriverà ad abitare anche lei in questa casa. Tutto suo padre, certo. Quindi insomma, quadro di una famiglia moderna, perché questo è il titolo della commedia, dove ci sono mariti che vanno in vacanza a lungo, che insomma danno fondo a tutti i risparmi, che devono tornare a casa col taxi pagato da un altro. No, l'aereo, ma erano giù alle Maldive. Giusto. Invece. Altri amici che poi si accasano con le mogli rimaste sole, figli che non studiano, che sopravvivono, ragazze che vanno e vengono di tutti i generi. Poi c'è anche la finanza, a un certo punto. La famiglia moderna c'è anche l'inclusione della finanza, non c'è anche questo, perché in effetti è una famiglia benestante comunque, quindi con delle attività in proprio. E ad un certo punto si scopre che uno dei tanti che si sono infiltrati in questa casa è un ispettore dell'ufficio delle entrate. Che non a caso arriva in un momento di confusione. Esatto, e scopre gli altarini di questa famiglia. Quindi insomma davvero una realtà complicata dove questa famiglia moderna, non so se ci attrae, ci piace. Arriva un momento poi che noi diventiamo quasi amici anche. Sì, diciamo, troviamo un giusto compromesso. Quindi la morale di tutto questo qual è? Che la famiglia moderna ci piace o così così? Ma a me piace. Come direbbe Gennaro. Ma no, non è vero, non è una schifezza. Ti cambi un attimo a vedere se è più di quello che abbiamo già fatto, non ho capito. Cioè... Voi litigate per tutto il tempo. Non litighiamo. Diciamo che abbiamo dei momenti di feeling, perché a un certo punto abbiamo qualcosa in comune, quindi ci piacciono entrambi. La moglie sua avete in comune. No, era l'altra. Va bene, allora, dopo aver raccontato, riso, scherzato, che è una cosa che ci piace sempre moltissimo, a questo punto ricordiamo quando siamo, e dove. Siamo al Teatro Nuovo di Rebbio, sabato 17 alle ore 21 e domenica 18 alle ore 16, con la commedia brillantissima, comica, a parte la sua presenza, La famiglia moderna. Ecco, quindi insomma sarà un bel momento anche quello della domenica pomeriggio, insomma domenica pioverà, quindi lo dico io. Brava, esatto, tutti, ricordiamolo. Tutti a vedere la commedia. Il posto per l'ombrelle c'è, ce ne sono un posto. Se in caso avanzano le portiamo via. Attenzione, non rubiamo nulla per rientrare, insomma, dei soldi persi, perché può essere un'occasione. Noi non abbiamo detto niente. Capita a volte che non si ritrova l'ombrello. Quelli belli. Bene, quindi grazie per essere stati qui, per averci già divertiti in questa presenza qui ad Angoli. Quindi l'appuntamento, lo ricordiamo prima di salutarci, è sabato sera alle ore 21 al Teatro Nuovo di Rebbio e domenica pomeriggio alle ore 16. Vi aspettiamo. Io ringrazio Giuliano Capuano e Fabrizio Sgates per essere stati qui e soprattutto per essere così tanto moderni. Grazie. Grazie anche a voi, restate lì, la linea passa all'informazione.